Eccoci, ben trovati a tutti. Allora, sui giornali due le notizie più importanti, con più spazio sicuramente. Da una parte il racconto ancora delle ultime ore difficili in Parlamento, cortei, insulti, il caos alla Camera, soprattutto con le iniziative del Movimento 5 Stelle, un grillo allo sbaraglio, titola qualche quotidiano, la guerra di grillo, il titolo della Repubblica che stiamo vedendo. L'altra notizia è quella che vediamo sulla stampa ed è la sentenza ribaltata, ricondannati, si ritorna indietro di fatto alla sentenza del primo grado per Raffaele ed Amanda, condannati per l'omicidio di Meredith nell'appello bis, nella sentenza d'appello bis. Adesso ci sarà la Cassazione, Amanda Knox è in America, Raffaele resta in Italia, non va in carcere, divieto di espatrio per lui. Lo vedremo tra qualche istante con le iniziative di Movimento 5 Stelle, tra le iniziative del Movimento 5 Stelle, dopo il servizio di Roberto Tallei, anche i dettagli dell'altra iniziativa di i Grillini, ovvero la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. In queste immagini, girate poco dopo l'esito del voto sul decreto IMU Banca Italia, si vede la deputata 5 Stelle Lupo che tenta di saltare sui banchi del governo, indirizzata forse verso la presidenza. L'onorevole D'Ambruoso, questore anziano della Camera, la colpisce con questo gesto. Uno schiaffo in piena regola, secondo la Lupo, un atto involontario per il deputato di Scelta Civica. Propongo la presidenza come d'articolo 60,3 di interdire la partecipazione ai lavori parlamentari intanto fino alla dimissione del questore D'Ambruoso. Assoluta involontarietà da parte mia, perché nella concitazione che soltanto chi era presente lì può cogliere, nella violenza espressa dall'aggressione del gruppo dei Grillini che cercava di raggiungere la presidente Boldrini, e di tutto questo io davvero ho già chiesto scusa alla deputata Lu. Ma le proteste grilline non si limitano all'emiciclo, poco dopo vengono infatti occupate anche le aule delle commissioni affari costituzionali e giustizia, e in quest'ultima volano parole pesanti nei confronti di alcune deputate democratiche che poi sporgeranno denuncia. Il collega De Rosa si è rivolto a noi donne del PD parlamentari dicendo che l'unico motivo per cui eravamo presenti è che siamo disposte a fare servizi sessuali. Le parole offendono tutte le donne del Partito Democratico e tutte le donne italiane, credo. E stamattina, alla ripresa dei lavori nella Commissione Affari Costituzionali, nuova occupazione dei 5 Stelle e stop ai lavori. Il caos si estende poi anche in sala stampa, dove al capogruppo PD Speranza viene impedito di rilasciare dichiarazioni. In aula, intanto, dove si discute di legge elettorale, i 5 Stelle decidono di disertare. Il clima è comunque teso, i commessi sono schierati e pronti a intervenire. D'altra parte, per tutta la giornata, anche le porte blindate degli uffici della Boldrini sono rimaste chiuse a chiave e dalla Presidente arriva una dura condanna di quanto accaduto. Può accadere questo quando un gruppo d'opposizione non sa utilizzare gli strumenti che sono messi a disposizione dal Regolamento e dalla Costituzione. Allora utilizza altri mezzi, cioè la violenza, le minacce, il torpiloquio e dunque qualcosa che è veramente inaccettabile. Verranno presi dei provvedimenti, c'è già stato questa mattina all'ufficio di presidenza. Ma contro la decisione della Presidente della Camera di utilizzare lo strumento della ghigliottina, i 5 Stelle annunciano ricorso alla Consulta. Un ricorso diretto a queste violazioni procedurali del regolamento della Camera e soprattutto della Costituzione, e lo faremo alla Corte Costituzionale. Roberto Tallei, Sky TG24. Questa mattina il Movimento 5 Stelle ha presentato la denuncia per la messa in stato d'accusa. Tra i fischi dell'Aula del Senato, il Movimento 5 Stelle annuncia la richiesta di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, richiesta depositata in entrambi i rami del Parlamento e illustrata da un gruppo di parlamentari in conferenza stampa. L'accusa è di attentato alla Costituzione. Noi abbiamo chiesto un impeachment, ma è un uomo che deve andarsene. E noi manteniamo quello che abbiamo detto, devono andare a casa tutti e cominciare da lui. Sta spalleggiando qualcosa di anticostituzionale questa legge elettorale. Dal Colle nessun commento ufficiale, poche parole pronunciate dal Presidente, intercettato dai cronisti, la denuncia faccia il suo corso, dice Napolitano. Ora la parola passa ai membri delle giunte per le autorizzazioni di Camera e Senato, che devono decidere se archiviare la richiesta o sottoporla al Parlamento in seduta comune. In questo caso, perché la procedura si attivi, serve la maggioranza assoluta del Parlamento, che però non ha l'ultima parola. La decisione finale spetta alla Corte Costituzionale, con una composizione allargata rispetto all'ordinario. A me pare qualcosa assolutamente fantasioso. Dopodiché
c'è tutta una procedura che va attivata, io ho immediatamente trasmesso, come mi impone la legge, la denuncia al Presidente della Camera dei Deputati. Non è mai accaduto nella storia della Repubblica che sia arrivata fino in fondo la procedura di messa in stato di accusa. Lucia Trotta, Sky TG24. Eccolo lo sguardo di Beppe Grillo, presente tantissimo sui quotidiani, anche se questo che abbiamo davanti è l'Espresso, è lo spaccone, ma di Grillo si parla su tutti i giornali, si racconta la cronaca di queste giornate in aula con gli esponenti del Movimento 5 Stelle, ma si cerca anche di decifrare la strategia, le intenzioni di Grillo e dei suoi. Grillini, il caos alla Camera, la guerra a Napolitano, l'aula occupata, insulti, denunce, chiesto l'impeachment per il Colle, la replica, sono sereno, temo le violenze. È stata una giornata di altissima tensione in Parlamento. La strategia, quelle oscenità per tornare sulla scena, si racconta. Offese alle donne, schiaffi, morsi come quello del grillino al polpaccio di un commesso di Montecitorio, occupazioni, blitz, risse, che fai, mi picchi, insomma, come vedete si cerca di decifrare l'atteggiamento e la strategia del Movimento 5 Stelle in queste ultime ore. Insulti, occupazioni, grillini contro tutti, causa alla Camera, in arrivo forse sanzioni, depositato l'atto di accusa a Napolitano, mai poi andato fino in fondo, in porto, diciamo, come raccontava anche il nostro servizio. Sassi di Marassi, grillini che vanno allo scontro, tanto, dice l'altro signore, vengono da destra. In scena la gazzarra antidemocratica, riforma, lo spettro dell'ingovernabilità, invece questo era il Mattino. Grillo, processo a Napolitano, questa è la Camera che abbiamo conosciuto in queste ultime ore, una Camera con rissa. Grillo allo sbaraglio, perché presenta un impeachment, perché ricorre alla consulta contro la Boldrini e alla Camera sceglie la gazzarra continua, è in difficoltà, dice il Secolo XIX all'interno, promettendo di spiegarne il perché. Il Gazzettino Quotidiano del Nord-Est è una guerriglia a 5 Stelle alla Camera. Grillini contro tutti, insulti, volgarità, caos in aula. Giornale di Sicilia, ancora i grillini, Napolitano da incriminare, Camera, insulti e caos. Se ne parla su tutti i quotidiani e quindi anche sul Piccolo di Trieste. Parlamento, grillini contro tutti, occupazioni, battibecchi, spintoni, lira a 5 Stelle, rischiano pesanti sanzioni adesso. Anche l'Avvenire, guardate quanto spazio per un titolo di politica, per un titolo che racconta la giornata politica vissuta in maniera convulsa a Montecitorio, con i 5 Stelle scatenati in aula, nelle commissioni, Boldrini costretta a chiudersi in ufficio, un fatto vergognoso, il Quirinale è preoccupato, i grillini vogliono fermare la Camera, incidenti, insulti, impeachment per Napolitano, sono sereno, dice Clima Cupo. Grillo e i suoi solo tra bullismo e bagarre, si legge e si domanda l'Avvenire. È una guerra alle istituzioni, dice l'Unità. Spintoni, insulti, blitz, una giornata di ordinaria follia 5 Stelle, la Presidenza della Camera costretta a chiudere gli uffici. Poi l'impeachment contro Napolitano. Il capo, di cui abbiamo visto la foto sull'Espresso prima, benedice guerrieri meravigliosi. Sulla pelle dell'Italia, quando il gioco si fa duri, duri cominciano a giocare, i duri i grillini. Solo che il gioco si chiama democrazia parlamentare, questa è l'Unità, è un autogol, lo dice il Manifesto, il Parlamento come la piazza, l'impeachment come un volantino, le battaglie dei 5 Stelle finiscono in gazzarra con il risultato di schiacciare in difesa anche le altre forze di opposizione. Grillo fa da specchio al PD nel rimpallo delle accuse di fascismo. Oggi, tra l'altro, c'è il primo voto sulla legge elettorale, ce lo ricorda il Manifesto. Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, scontro totale su Italicum e Napolitano, e poi un momento lì delle urla tra Speranza e Di Battista, Europa, PD, Movimento 5 Stelle all'assalto della politica, il Parlamento oggi risponde. Napolitano che botta, scrive il giornale, con questo presidente di parte, scrive il quotidiano, è una triste fine per un arbitro giocatore che pensava di entrare nella storia. La Camera a 5 Stelle, sul Libero diventa una Camera a 5 stalle. Infine la Padania con la Boldrini, Camera con Soviet, questa è la ribaltata la sentenza di appello, la sentenza assoluzione che era stata poi annullata dalla Cassazione per sollecito il divieto di espatrio. La cronaca e poi anche la reazione degli Stati Uniti.